Raga, se riuscite ad arrivare a 20.000 like entro oggi, mercoledì vi carico un video spettacolare ed inoltre a fine di questo video c'è una cosa pazza che ho aggiunto in più. Buona visione. Hello yes family, God Babius! Benvenuti in questa serie che portiamo avanti da un bel po', anche se non sempre. Ma quando c'è vuol dire che abbiamo trovato qualcosa di interessante. Esatto. Quindi, life hacks! Di TikTok ovviamente, se volete gli altri lo sapete, io ve lo dico sempre, dovete commentare e mettere mi piace. Tanti mi piace, ragazzi. E iscrivetevi al canale. Perché sono gratis, mi piace, non li pagate. Dai, mettetelo, vi prego. E seguiteci anche su Instagram, mi raccomando. Ragazzi, sono quasi a 100k, per favore, fatelo per me. Abbiamo bisogno, perché c'è un motivo valido. Mangiamo gratis con 100k in alcuni ristoranti. Fatelo per la povertà, andatemi a seguire. Che vergogna. Via col primo live hack. Allora raga, questo TikTok che state vedendo qui consiste nel mettere del miele in un contenitore, io lo metterò in una bottiglietta, dopodiché metterlo nel freezer e dovrebbe diventare tipo una specie di gelato. Un gelato al miele, una gelatina. Una specie di, sì, una specie di gelato al miele. Yeah! Faccio io? Che poi a me il miele non piace. A te non piace niente, Graziana. Tranne te. Io sono abbiamo un problema. Che succede? Il miele si tura. Inchioppa acqua. Inchioppa. Si inchioppa un po'. Vabbè, ci rivediamo dopo che l'ho messo tutto. Ok, qui c'è il miele. Ora io lo metto nel freezer. Penso che ci vorranno 2-3 orette. Quindi questo è un TikTok che vedrete alla fine, perché ci vuole un po' di tempo. Passiamo al secondo. Avete presente quando fate così e rimane quella cosa fastidiosa sulla coppettina? Questo TikTok. Però per colpa di Pepios non riuscirà, perché ha sbagliato a prendere lo scotch. Vabbè ragazzi, io non è che sono perfetto, cioè ogni tanto sbaglio anch'io. Con questo scotch non uscirà mai. Però noi ci proviamo. Soltanto perché non è bianco ed è di un colore un po' più scuro, stai facendo tutte queste storie. Io dico no al razzismo sullo scotch. Step 1. Non mi ha cacato proprio. Aprimi lo scotch che io non ci riesco. Step 1 fatto. Allora, se ora siete... Ma come pretendi di fare? Vabbè. Mi togli i peli dalle mani anche, no! No, grazie! Ok. Se riesce io urlo, te lo dico. Dai, Graziella, io credo in te. Non dire mai più così. Greta, yos! Greta, yos! 1, 2, vai! 3! No! Dammi! In casa Pepius oggi, sì. Pepius non ne sbaglia una, compra lo scotch. Non ne sbaglia una, terzo. Ciao, sono Pepius, quello a cui riescono i TikTok. Ciao. Oggi sono qui per mostrarvi un nuovo TikTok. Infatti abbiamo il telecomando della TV dove ho messo delle pile scariche, vi farò vedere che non funzionano. E secondo questo Einstein, mettendo del alluminio dovrebbero poi funzionare. Funzioneranno? È la carta d'alluminio, non l'alluminio vero e proprio. Perché non ce l'abbiamo dell'alluminio vero e proprio. Qui abbiamo il telecomando. Qui ci sono le pile, vi faccio vedere che la TV non si accende. Guardate. Vediamo. Non va. Non va, non va. Le pile sono queste qui, si vedono? Non abbiamo altre pile, quindi fidate, non ha senso farlo fake. E vi faccio vedere che mettendo ora, vi faccio vedere, non lo so, dobbiamo vedere se mettendo il pezzettino di alluminio funziona. E quanto sei tirchio? E che ne so quando bisogna mettere, ancora esplode. Ora io teoricamente, va messo sulla molla o qua, vero? Non sulla molla, sull'altro lato. Ok. Mettendo questa qui dentro. Ma ragazzi, ho paura di prendere la scossa elettrica. Se questo funziona, io veramente mi faccio prete a vita. Ma che cosa dici? Ok. Messo. Ragazzi, se ora funziona. È andata. Oh mio Dio! Perché non si vede? È esplosa la TV, ragazzi. Ma ok, ragazzi, funziona. Ora vi faccio vedere, non taglio, guardate, guardate. Si vede, c'è il pezzo di alluminio. Sì, comunque si vede. Eccolo. Io sono sconvolto. Vatti a fare prete. Don Pepius, al vostro servizio. Tu sei prete?
Sì, non parlo. Promettimi un cazzo di colletto. La pace sia sempre con voi. E il tuo spirito. Ah, fratelli. Per questo life hack ci serviranno questi coltelli e un accendino. Perché in tutto ciò andremo a creare degli occhiali da sole. Che state guardando qui a destra. Mi sei dando una grande fiducia nel fare questa cosa comunque. Cioè potrei incendiarti casa. Io lo so che lo farai, però mi pagherai tutti i mobili nuovi, quindi non è un certo. problema. Allora, brucia, sì, si brucia praticamente nell'insenatura. Allora. Allora ragazzi, piano piano ha fatto, ci siamo. Ora puoi urlare, it's over. Che? È Dragon Ball. Guardate ragazzi, è uguale. Ah, Vegeta. È uguale ragazzi. Via, Power Rangers, go. Poi non so se si vede bene. Oh oh. È andato a fuoco a tutto. Siamo per morire. Vabbè, quello è lo stile bianco e nero, capito? Madonna mia, che puzza! Ok ragazzi, una volta che avete creato lente destra e lente sinistra, il vostro scopo sarà unirli senza prendere fuoco, probabilmente. Questa è la parte che un po' mi spaventa. Vabbè, non è fatto mai nella vita. Sappiate che comunque mi sembra che funzioni con un minimo più di accortezza. Vabbè ragazzi, diciamo che è venuto un po'... Avete presente quando stanno nei film americani i secchioni che hanno lo scotch tra una lente e l'altra? Graziana è così. Vabbè, diciamo che con un po' più di impegno sicuramente riesce. Però come primo tentativo non c'è male. Esatto. Cioè è impossibile, più storti di così non li potevi fare. Aiuto. Sono figo. Qua partiranno un sacco di screen, io lo so. Passiamo all'altro TikTok. Se come me non siete altissimi, io sono 1,75-76, quindi ho trovato 13 anni molto più alti di me. Se volete c'è questo TikTok life hack che vedete qui, che vi permette di aumentare l'altezza per poco tempo. Quindi se dovete fare una gara dovreste prendere qualche centimetro in più. Ora facciamo una prova. Graziana, al lavoro. Allora, io non sono assolutamente d'accordo nell'andare a scrivere sul muro. Ha detto che poi lui ha una gomma, ha detto che si cancella. Io non ne voglio sapere. Vai. Niente. Ok. Ok, io arrivo qui. Ora, il TikTok consiste nello stare appeso a una qualsiasi sporgenza per un minuto. Ovviamente io ve lo taglierò, ve lo velocizzerò. Che bello. Ok. Vediamo. No, mica è finito, ci sono altre fasi quelle da fare. Ah. Dopodiché, questa mossa di yoga. Sembra un trichico. Sono un trichico per 30 secondi, Graziana, controlla i secondi. Vai. 2, 1, basta. Neanche Capodanno ero così felice. Dai, questo non ci vuole niente. Se, se. Io sono un ragazzo tutto d'un pezzo, non riesco a fare. Sì, ma devi spingere, sennò non ti tiri, devi sentirti tirare. No, così. 45 secondi, vedi il tempo. Sì. Oh, ok, basta. 45 secondi. Che cos'è questa pagliacciata? Non lo so, non me lo chiedo, lo so che stavo facendo bene. Ma sicuramente non lo stai facendo bene. Ci sono delle ottime probabilità. Dopodiché dice stretching per il collo. Io non ho idea di che cosa serve, forse si allunga il collo. Oh madonna, grazie, non mi ci vuole un bel massaggio. Sempre il meme. Ultimo. Restare appeso un altro minuto. Sono stanco, capo. So che sto crescendo. Lo sento. Ora è il momento di misurarci. Stai attaccato alla testa? Sì. Ragazzi, io sto così. Non è cambiato niente, eh. Voglio far vedere che è un imbroglio. Non so se sono aumentato o no. Lasciate un like per scoprirlo. Oh, questo è un centimetro buono. Ha imbrogliato, mi sei preso in giro. No. Veramente? Sì. Quindi ora sono tipo 1,77? Sì. Ma dura poco. Penso di sì. Giura che non è imbrogliato. Te lo giuro. Fallo da ora per tutta la tua vita. Avrai almeno 2-3 centimetri in più. Io arrivo alla mattonella. Sì, tu sei livello mattonella. Ragazzi, proviamo gli altri. Via. Raga, proviamo quest'altro TikTok che vedete qui, dove appunto strofinando con le calze sul tappeto e poi toccandoci la lampadina dovrebbe accendersi per energia statica, diciamo. No, mai. Con una mano teniamo la lampadina, con l'altra dobbiamo strofinare i piedi sul pavimento e poi toccarci, si dovrebbe accendere. Ma toccarci così o toccarci? Toccarci così. 1, 2, vai. Accumula elettricità. Dubito che funziona. 1, 2. Non ha fatto. La tengo io. Tutta la prendo l'elettricità. 1, 2.
Era ovvio che non funzionava. 2 ore di lambadi. Però non ce n'è uscito soltanto uno per ora. Cioè, ultimo life hacks. Teoricamente dovrebbe essere l'ultimo, però c'è il miele ancora da controllare. Controllerò io dopo, tra più tardi. A me questo è un po' strano. Cioè, di regola il mielone con la mostarda, la senape, dovrebbe essere buonissimo. Io... Secondo me è un prank, mi sto facendo un prank. No, lo so già anch'io, cioè... Ragazzi, non lo so, cioè, l'ho comprata apposta per provare questa cosa. Wow. Oh, mangiala, vero, non farla a pussi. Che cazzo era? Che schifo! Forse che me non vedete. Dai, ma cosa rutta sempre? Non provo a vedere. Chi è lo sto che ha inventato solo i pack? Non proverò mai più una roba del genere, ragazzi, sto male. Ok, raga, ora sono solo perché sono passate un po' di ore, stavo aspettando il miele nel freezer. È diventata questa cosa qua, ma credo che andrò a tagliare la bottiglia perché altrimenti non si capisce nulla. È strano perché il miele così ha una consistenza particolare. Ora proviamo. È durissimo ora. È diventato tipo uno slime. Sono proprio curioso di vedere, sarà uguale, però è tipo un gelato. Guardate, cioè. Dico la verità, non è neanche male. Se vi piace il miele, io vi consiglio di provarlo, perché non è affatto male. È un modo diverso di mangiare il miele, è molto buono. Anche questo è riuscito. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che quando vedrete questo video io e Graziana saremo a Milano dal 3 al 6. Quindi ci trovate in giro, seguiteci su Instagram così capite un po' dove siamo. E niente, se volete altri video così sui life hacks su TikTok, mi raccomando lasciate like. Se tutto va bene ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Bella raga! Wow. Squeak, squeaking, squeaking, squeaking. Squeak, squeak. Squeak the sound.